questa prima esperienza di gestione del carnevale? Beh, i fatti parlano, quindi forse non ci sarebbe molto da dire, però noi siamo ovviamente felicissimi, le cose sono andate oltre le aspettative, quindi siamo felici per noi, siamo felici per la città, siamo felici per i commercianti che sono rimasti altrettanto soddisfatti, e ci diamo un 6 pieno, dobbiamo arrivare al 9, quindi ancora abbiamo tanto da lavorare, quindi con umiltà ci prepariamo per i nuovi progetti e siamo già al lavoro per dare alla città un carnevale sempre più di qualità, sempre più di felicità e di serenità. Ecco, la mente va già alla prossima edizione, ci state già lavorando? Certo, stiamo già lavorando alla progettazione del carnevale estivo, ovviamente, con tante idee nuove per dare una novità assoluta anche per il carnevale estivo. E naturalmente abbiamo già gettato le basi per il prossimo carnevale 2018, abbiamo già tanti contatti e sicuramente riusciremo a meravigliare un po' tutti, a stupire tutti, speriamo. La gente è molto curiosa, cioè possiamo dire qualcosa, almeno per il carnevale estivo? Allora, la ricchezza di idee è tantissima e una forte vicinanza con l'amministrazione comunale e di conseguenza con l'assessorato al turismo e alla cultura, quindi un carnevale estivo che sarà un carnevale da amare, e qui lascio intendere con il gioco di parole, quindi dove vedremo il turismo, il nostro mare, l'Adriatico in prima posizione, sicuramente progetti che ci vedono anche con la regione realizzare dei passi avanti, quindi un carnevale che non è solo nostro ma è di tutta la città.